Vorrei contribuire con questo mio breve video alla riflessione che anima i social in maniera particolarmente intensa in questo momento e che riguarda l'ostensione del corpo delle donne, delle ragazze o la loro copertura. Per dare spessore a questa riflessione, mi sembra inevitabile fare riferimento a un testo che è uscito alla fine degli anni 60, scritto da Václavic e altri autori, dal titolo La pragmatica e la comunicazione, un testo epocale. Fra i contenuti principali di questo testo c'è l'idea che non è possibile non avere un comportamento, che siamo continuamente immersi nei comportamenti e che i comportamenti sono innanzitutto messaggi. La conclusione è che è impossibile non comunicare. È anche vero che non tutti i comportamenti sono intenzionali, consapevoli, mirati a uno scopo, anche se è vero che la crescita delle persone, la crescita del nostro livello di umanità, ci dovrebbe indurre a espandere il livello di consapevolezza del significato dei nostri comportamenti e quindi del messaggio ad essi connesso. La seconda idea che voglio prendere dalla pragmatica è che ogni comunicazione trasmette al tempo stesso un'informazione, un contenuto, quello che noi chiamiamo il messaggio. Impone un comportamento, esige un comportamento, induce un comportamento dalle persone circostanti. Voglio provare adesso a esemplificare in maniera immediata i contenuti di queste due idee di Václavic, facendoli vedere in una scena del film Basic Instinct, un film del 92 che sicuramente ha fatto epoca. La scena che mostrerò è una delle scene principali, forse la più famosa di questo film. La scena è quella in cui i poliziotti si recano a casa della protagonista e la invitano a seguirli al commissariato di polizia. La protagonista sceglie dal suo guardaroba un abito abbastanza attillato e corto e decide di indossarlo senza niente sotto. Sottolineo la parola decide. Non è un fatto casuale, è una scelta precisa, consapevole, intenzionale. Una volta arrivati alla centrale di polizia, la donna viene sottoposta a un interrogatorio. L'atteggiamento che questa donna assume durante l'interrogatorio, il movimento delle sue gambe, lo sguardo, la sigaretta, il modo di fumarla, sono tutti messaggi. E questi messaggi inducono nei suoi interlocutori un comportamento ben preciso. È lei che governa la scena, è lei che decide chi comanda e chi obbedisce. Lei è una donna consapevole, consapevole del significato dei suoi comportamenti, consapevole del significato del messaggio dei suoi comportamenti. Consapevole del fatto che i suoi comportamenti inducono comportamenti. Godiamoci la scena. Signorina Tramell, vorremmo che venisse alla centrale per rispondere ad alcune domande. Volete arrestarmi? Se è così che vuole metterla. Posso mettermi qualcosa di più appropriato? Mi ci vorrà solo un minuto. Entrate. Sono pronta. Ha diritto a chiamare un avvocato. A che mi serve un avvocato? Sono John Corelli, vice procuratore distrettuale. Devo informarla che la seduta sarà registrata. Questo è il capitano Talcott. Molto piacere. E il tenente Walker. Salve. Possiamo offrirle qualcosa? Un caffè? No, grazie. È vietato fumare in questo edificio, signorina Tramell. Che cosa vuol fare? Incriminarmi per fumo? Lei ha descritto una sciarpa di seta bianca nel suo libro. Ho sempre avuto un debole per le sciarpe di seta bianca. Vanno bene per ogni occasione.
Questo mio intervento non ha una conclusione, perché la conclusione la tirerà ognuno di voi, mettendo insieme i due presupposti di Václavik e l'esemplificazione che ce n'è dalla scena del film.